mani dietro la nuca, gambe chiuse, perfetto. Prima regola, i gomiti. Non ci si solleva aiutandosi con i gomiti, ma i gomiti rimangono perfettamente aperti. Saliamo lentamente portando un ginocchio a noi, uno. Sappiate, più chiudiamo il diaframma all'ombelico, meglio è il raggiungimento dell'addominale. E appoggio. Fallo vedere con l'altra. Esatto. E appoggio. E ora con tutte e due, dove gambe e braccia salgono insieme. Non fate le furbe che sale prima uno e poi l'altro. Vado. Perfetto. Allora, di questo però non me ne faccio nulla. È estremamente semplice. Iniziamo l'esercizio vero. Saliamo con una gamba. Benissimo. Porto le braccia avanti. E facciamo 8 chiusure alla ricerca appunto di una massima chiusura diaframma ombelico. Vado. E. 3. 4, 5, 6, 7, stare più profondità possibile, chiudere il più possibile, brucia, sì, e scendo lentamente, ok, mani dietro la nuca, con l'altra gamba, lentamente salgo, gomiti aperti, porto le braccia avanti e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e stare e appoggio. Benissimo, adesso lo facciamo con tutte e due. Chiudi le ginocchia, bene, salire uno, portare avanti, vado, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E stare, chiudo e scendo. Benissimo, adesso faremo con sempre sulle due gambe, no, saliamo insieme, braccia, gambe, tutto, e poi facciamo con le braccia, destra, sinistra, tutte e due, quindi ginocchia chiuse, mani dietro la nuca, la salita è la solita, salgo, porto le braccia avanti e cerco sempre la chiusura. Adesso apro il braccio destro e quando chiudo aumento per soffrire. Sinistro e spingo. Destro e spingo. Sinistro e spingo. Aggiungo 8 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, stare, riposo, questo è cattivello, ma sarà ancora più cattivo che lo facciamo con l'apertura delle due braccia e chiusura e aggiunta di 8, quindi salire, porto le braccia, vado, apro e chiudo e apro e chiudo e apro e chiudo e apro e chiudo. 8 segmenti e 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Direi di proseguire da seduta. Perfetto. Adesso ci appoggiamo bene sui gomiti, gambe stese. L'importante, fletti una gamba, porta il ginocchio più vicino a te possibile. Benissimo. Faremo degli scambi molto bassi e soprattutto non rotatori, ma in lunghezza. Vado, scambio 1 e 2. Come vedete, ovviamente tutto è sollevato da terra. E 3, ginocchio verso il petto, questo mi piace, non quello di prima. E 4, vicino, vicino, vicino. E 5 e 6 e 7 e 8. Fermo lì, dita flex, spingo la parete e
amo quelli lenti e sofferti. Quindi vado, posizione di partenza, mi giro e on e due e tre, spingere sempre tanto il gomito destro in questo caso, e 4 e 5 e 6 e 7 e 8, piede flex, e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8. Grazie, perché sono veramente pesanti questi. Adesso ci dobbiamo rilassare con qualcosa di più movimentato, più easy. Vi faccio vedere dove dovreste arrivare con questo, perché quando noi battiamo dovremmo arrivare oltre i piedi flex. Quindi ne facciamo uno lento per farglielo vedere. Gambe su, perfetto, piedi in flex, braccia dietro. Lei farà una battuta del palmo a terra e poi si solleva. Tu batti a terra. Quando si solleva, le sue mani dovrebbero arrivare oltre i piedi, ok? Pronte? Non succederà mai. Non succederà, ma sono pochi casi in cui succede. Però, ecco, questi invece sono gli unici veloci per dare anche un po' di fiato. Pronta? Vado. E, on, 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 e, l'ultimo, on, e, ok. Brava lei che ha dato, io non gliel'ho chiesto, l'ha fatto, la fermata su. Questo è importante, le ha fatto battuta, raggiungo, blocco e torno, che è molto interessante. Tornando invece ad altri addominali, facciamo benissimo, non puri ovviamente. Punte stese, perfetto. 4 piccoli, gamba a destra, 4 a sinistra, e poi iniziamo a sollevare le due gambe, che questa è la parte interessante. Accento in su e 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 4, mi concentro, tutte e due, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e stare. Ok, appoggio, respiro 2 secondi, perché rifacciamo in flex. Partiamo subito con 2 piedi, evitando quello semplice. Vado e on e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e tengo. Ok. Se poi siamo ballerine e vogliamo deliziarci anche con l'andeor, li possiamo fare in prima. Flex. Flex. Una bellissima prima e li porto. Vado e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8. Appoggio. Adesso c'è un'altra variante. Sempre in prima, io sollevo, faccio un piccolo demi, spingo, appoggio, sollevo, piccolo demi, spingo, appoggio.
lo definiresti delizioso, sicuramente. Vado e on de mi spingo e scendo e a de mi spingo. Non fate le furbe, non alzateli troppo. On, esatto, de mi spingo e scendo e on de mi spingo, scendo, on, demi, questo è il numero 5, e scendo, e on, demi, brava, spingo, scendo, e 7, demi, spingo, e scendo, e 8. Avete notato come lei comunque, bravissima, mantiene sempre una perfetta postura sopra, cioè nonostante sia stanca, nonostante le bruci, nonostante sia faticata, mantiene piuttosto, fatene meno, ma fateli corretti, non per arrivare a 8 che alla fine sono in questa posizione. La notizia brutta è che tutti questi si possono fare anche senza mani, quindi mi tiro su. Trovo una giusta posizione di inclinazione, gambe stese, punte stese, benissimo, e up, e appoggio, brava, e up, appoggio, e up, appoggio, e up, ok, non gliene faccio fare 8, fatene almeno 8, flex, e on, appoggio, bravissima, e on, appoggio, perfetta postura, appoggio. Come vedete, altra cosa, lei non si muove di un millimetro, nel senso, tirale su un attimo, non fate questo, cioè di muovere il busto per aiutare, esatto, a tirarle su perfettamente nella postura corretta. Meglio, come dicevo prima, meno, ma fatti bene. Adesso c'è quello molto interessante in prima. Ok. Ho paura di quello che viene dopo. Esatto. E on, brava, scendo. E on, scendo. E on, scendo. E on, ok. 8 di questi, perfetto. Adesso i più difficili. Cioè salgo, demi. E on, 3, stendo, appoggio, e on, stendo, appoggio, e on, stendo, appoggio, e on,